Una scrittrice non convenzionale che racconta storie difficili da inquadrare nelle gabbie dei generi. Marina Di Guardo è stata ospite in Yulm per parlare di Com'è giusto che sia, il suo ultimo libro a cavallo tra il thriller e il romanzo di formazione, che affronta un tema difficile ma estremamente attuale come quello della violenza sulle donne. Com'è nata la mia passione per lo scrivere? È una passione che io ho sempre avuto, devo dire, sin da quando ero ragazzina, e ho preso coscienza di questo fuoco che avevo dentro, soprattutto in un momento particolare, l'esame di terza media, quando è stato letto il mio tema davanti a tutto l'istituto, e lì ho capito la forza incredibile delle parole, e da quel momento ho continuato a scrivere, a coltivare questa passione in momenti piuttosto privati, fino a quando poi le mie ragazze erano ormai grandi, ho avuto più tempo da dedicare e poi ho provato quindi a scrivere il mio primo romanzo, L'inganno della seduzione. Io credo che sia molto importante che il conflitto venga rappresentato, perché il conflitto fa parte della vita, fa parte del nostro esistere di esseri umani, quindi scelgo di rappresentare questi temi così forti, così preponderanti, perché credo che sia anche importante farli vedere, farli conoscere. Ad esempio, come è giusto che sia, uno dei temi che ho rappresentato è stata la violenza sulle donne e il fatto che molto spesso rimaniamo impotenti di fronte a questa piaga sociale sempre più dilagante. È stato anche un modo per parlarne una volta di più. Credo che parlarne sia molto molto importante.